Linda Tripp è deceduta a 70 anni. Era malata di cancro al pancreas. Aveva 70 anni Linda Tripp, ex dipendente della Casa Bianca, che registrò le telefonate dell'amica Monica Lewinsky dando inizio allo scandalo che coinvolse Bill Clinton. La morte della Tripp è stata confermata da Joseph Murta, il suo ex avvocato. Non è ancora certa la causa del decesso, ma fonti attendibili rivelano che la donna è morta perché è malata da tempo di cancro al pancreas. Come riporta NPR.org, Linda Tripp aveva iniziato a lavorare alla Casa Bianca nell'amministrazione repubblicana di George H.W. Bush rimase durante l'amministrazione Clinton. Tripp e Lewinsky si incontrarono al Pentagono. Le due diventarono grandi amiche e Monica Lewinsky, 24 anni più giovane di Tripp, iniziò a confidarsi con la collega riguardo al suo rapporto sessuale con il presidente. Linda Tripp ha condiviso la notizia con Lucianne Goldberg, che le ha suggerito di iniziare a registrare le sue chat telefoniche con Lewinsky. Tripp consegnò i nastri al procuratore speciale Ken Starr, che stava indagando su Clinton. In cambio, Linda Tripp ha ricevuto l'immunità dall'accusa. I nastri sono diventati il centro dell'inchiesta. L'allora presidente Clinton sottolineò in una riunione della Casa Bianca con i giornalisti. Ma sui nastri, la Lewinsky parla di una relazione con Clinton. La stessa Tripp è stata confidente della Lewinsky, sui nastri Linda esorta la Lewinsky a nascondere come prova un vestito blu su cui è presente il DNA di Clinton. Linda Tripp. Biografia. Linda Rose Tripp, nata Carotenuto 24 novembre 1949 8 aprile 2020, era una dipendente pubblica americana che ebbe un ruolo di primo piano nello scandalo Clinton-Lewinsky del 1998. Il 19 gennaio 2001 la Tripp fu licenziata dal Pentagono. Dal 2004, Linda e suo marito Dieter Rausch iniziarono a gestire un negozio di vacanze a tema invernale tedesco chiamato Christmas Lake a Middleburg, in Virginia.